Ciao Fulmini, prima di partire Sofia vorrebbe chiedervi delle domande da farle in modo che possa rispondere in un video. Quindi delle domande che avete da fare a una persona intersex, a una persona M2F, a una persona sessuale. Potete farmele qui sotto nei commenti con l'hashtag AskAdunder e lei risponderà. Allora, da quando ho aperto il canale ho notato che moltissime persone sono interessate a questa cosa. Che cosa c'è nelle mie mutande? E vorrei finalmente potervi dare la risposta, perché alla fine è una cosa importante da sapere. E dato che mi guardate da 3 anni, quasi 3 anni e mezzo, ho pensato che fosse finalmente ora di rispondervi. Quindi, cosa c'è nelle mutande di Richard Thunder? Datemi solo un minuto, così posso mostrarvi. Allora, questo sarà un contenuto molto grafico, quindi se non volete vedere, spero che possiate chiudere il video o qualcosa del genere. Però sinceramente vi converrebbe vedere, perché alla fine è una cosa molto importante da sapere. Allora, quello che c'è nelle mie mutande è questo e questi due. Normalmente stanno così, però è questo quello che c'è nelle mie mutande. Quindi spero che questa cosa vi sia interessata, perché alla fine è molto importante poter sapere che genitali hanno i youtuber che si seguono. È una cosa folle non poterlo sapere. Alla fine, chi guarderebbe qualcuno su YouTube senza sapere quali sono i genitali che ha nei pantaloni, o dove hai i genitali perché magari ce l'hai sul braccio? E quindi grazie per avermi fatto questa domanda negli ultimi 3 anni, e lo so che ci ho messo molto per rispondere, però penso che sia stata una cosa molto importante per me poterlo fare finalmente. Finalmente ho avuto il coraggio. Scusatemi un attimo. Pronto? Sì, ma sto registrando adesso. Mi stai dicendo che le persone cis non hanno queste cose nelle mutande solitamente? Sì, però è diverso. Ma sì, ok. Però io sono trans, quindi è diverso, no? Alla fine il chirurgo mi ha messo queste cose. Che cosa ci posso fare? Sì, ok, ma è una decisione del chirurgo. Ho fatto l'operazione. Sì, ma non glielo posso spiegare così. Va bene. Va bene, ciao ciao ciao. Scusatemi. Allora, quindi stavo dicendo appunto che è molto importante poter sapere quali sono i genitali della persona che si sta guardando su YouTube. Quindi vi ringrazio per aver visto di nuovo questo video e noi ci vediamo la prossima volta.